Esattamente ad un anno dall'attivazione della psicologia di base in Campania, prima regione in Italia ad aver attivato tale servizio, questa mattina presso il distretto sanitario 63 di Vietri sul Mare è stato attivato lo sportello di servizio di psicologia di base. Il servizio, fortemente voluto dal sindaco Giovanni De Simone e dal consigliere delegato alla sanità Giuseppe Giannella, è affidato alla dottoressa Veronica Benincasa, psicologa e psicoterapeuta. È rivolto a tutte le fasce di età e per richiederne la prestazione basta recarsi presso il proprio medico di base o pediatra. La prestazione è gratuita e comprende fino ad 8 colloqui. Non è necessario presentare il ticket, l'accesso è diretto. Siamo in compagnia del dottore Giose Giannella, consigliere comunale con delega alla sanità, e questa mattina finalmente si è dato il via qui all'ASLA Vietri sul Mare per lo sportello di psicologia di base. Sì, finalmente dopo tante richieste che sono state fatte al distretto 63 siamo riusciti a partire affinché ritornasse, perché già c'era in realtà, ritornasse la psicologia di base a Vietri sul Mare. Questo per dare una risposta alle numerose richieste di nostri concittadini che avevano appunto effettuato, avevano fatto presente la necessità di avere questo tipo di prestazione anche sul nostro territorio. E, la prima, diciamo, di tutta una serie di iniziative affinché tutte quelle che sono le necessità dal punto di vista sanitario possano ritornare sul nostro territorio per dare risposta appunto a quelle che sono le necessità dei nostri concittadini. Quindi siamo partiti dalla psicologia di base, ma sicuramente si lavorerà per portare anche tanto altro. Sì, stiamo lavorando in questo senso per dare continuità dal punto di vista, diciamo, della ginecologia, dal punto di vista della continuità assistenziali, le attività in campo sono tante e ci siamo prefissati degli obiettivi che sicuramente con l'impegno e la costanza riusciremo a raggiungere.